Monte a Scala dei Turchi, tappa della campagna di Lega Ambiente, spiagge e fondali puliti. Io sono felice oggi di trovarmi con i volontari di Lega Ambiente per qua in prossimità della Scala dei Turchi per effettuare questo servizio di pulizia e di sensibilizzazione. Sono altrettanto felice per il fatto che arriveranno tra poco i ragazzi della scuola elementare e media di Real Monte che partecipano spesso insieme a noi a questi eventi. Siamo orgogliosi anche del fatto che nel sondaggio fatto dallo sponsor che è San Montana la spiaggia della Scala dei Turchi sia risultata la quarta a livello nazionale. Vuol dire che c'è questa grande attenzione nei confronti di questo patrimonio ambientale che noi abbiamo a Real Monte, è sentito da tutti e molti vogliono collaborare con noi nella pulizia e per mantenere decorosa e pulito questo luogo. Io in prima persona, insieme all'assessore, alla giunta e altri componenti che verranno tra poco, saremo insieme a voi ovviamente a cercare di dare questo segnale positivo che quello della pulizia. In questo momento dove dobbiamo tutti collaborare a mantenere la spiaggia e l'ambiente più pulito, visto che il servizio di pulizia non c'è, quindi dobbiamo fare un po' da soli. Noi ci siamo attivati di recente attraverso il servizio civico che abbiamo presente in paese e una o due volte alla settimana stiamo mandando i nostri operatori per supplire al mancato avvio ancora della pulizia che si fa nel periodo estivo. Torna anche quest'anno spiagge e fondali puliti, la nostra campagna, che è una delle più antiche di Lega Ambiente, non conosce sostanzialmente età. Questo ha un risvolto positivo e un risvolto negativo. Il risvolto positivo è rappresentato dal fatto che comunque anche quest'anno migliaia e migliaia di volontari, soprattutto giovani, saranno impegnati assieme a noi su tutte le spiagge, le spiagge più belle del nostro paese, per dare un segnale tangibile di partecipazione, di collaborazione e per dare appunto una mano a ripulire tutto quello che durante la stagione invernale si è depositato sulle nostre spiagge. Il risvolto negativo è appunto questo, il fatto che comunque non si riesca nel periodo invernale a capire che questo è un ambiente che va rispettato tutto l'anno. Abbiamo scelto di fare questa iniziativa alla Scala dei Turchi perché riteniamo che comunque la Scala dei Turchi sia il simbolo di tutti della costa agrigentina, e oggi tra l'altro affiggeremo anche questa tabella che ci ricorda appunto che la Scala dei Turchi è sicuramente un luogo bello, ma noi dobbiamo contribuire ancora di più a renderlo ancora più bello attraverso una fruizione responsabile. Ringraziamo Lega Ambiente per la partecipazione a questo evento che ci vede protagonisti insieme a Lega Ambiente per l'ecosostenibilità e la pulizia delle spiagge. San Montana si fa promotore di questa iniziativa ed è in questa meravigliosa terra, di cui io tra l'altro sono anche siciliano, ne rappresentiamo, diciamo, il momento importante dell'ecologia. San Montana nella produzione del barattolino è la prima azienda a impatto ambientale zero. Oggi ci ritroviamo con la scuola media Garibaldi di Real Monte per mettere in atto delle azioni di sensibilizzazione e di pulizia della spiaggia. I ragazzi hanno accolto molto bene questa attività e nel frattempo ovviamente abbiamo avuto modo di osservare la tipologia di rifiuti e comprendere come dei comportamenti errati al di fuori anche di questo luogo possono comprometterne la funzionalità, avendo delle conseguenze negative che naturalmente si ripercuotono anche nella nostra vita. Vorremmo che la scuola ci desse più iniziative, noi siamo stati entusiasti di partecipare a questa grandissima iniziativa. Oggi è stata una giornata bellissima perché ripulire la spiaggia è stato un po' come dare un contributo alla nostra città, perché le persone che vengono
E noi siamo contenti di fargli trovare una spiaggia pulita e fargli sembrare l'ambiente come molto bello e rispettato. I nostri insegnanti ci hanno proposto questa attività come dare un contributo al nostro ambiente, perché questo è come casa nostra, per mantenerla pulita e anche piacevole per chi viene.